mare da zoppa angula e da pozza scangerà. Come mi appare lontano quel tempo, quel tempo. Ricordo che ero bambino. La mia vecchia casa ha tre finestre, con la scala esterna di mattoni su due pianerottoli, circondata da una rampa di legno. Le grondaie fiorite di erbe e di quelle spighe effimere che al mio paese chiamano spighe di fata. I balconi con vasi di origano, una loggia lunga con le stuoie di steli di ginerio e di canne per farvi seccare sopra i fichi. La mia vecchia casa, che ora mi sembra tanto piccola e modesta, mi pareva allora grande e signorile in mezzo alle casupole sbilenche che la circondavano e dalle quali veniva un intenso cicalare di bimbi e di galline e un minuto pigolio di passeri nidificanti. Allora mia madre era giovane, con le grandi trecce nere attorcigliate a corona intorno al capo, i piccoli occhi energici pieni di intelligenza, il volto magro e bruno e le mani continuamente in faccende, come quelle di una fata. Io, che ho sempre avuto la mania delle grandezze, mi ero innamorato allora della sola cosa magnifica e solenne che si presentava ai miei occhi di fanciullo: i predicatori. In quel paesello di campagna, venuti da lontano, preceduti spesso da una specie di fama eroica per la loro eloquenza, quei preti che nei giorni di sagra apparivano sul pulpito con la cotta ricamata e inamidata, la stola d'arabeschi d'oro, il berretto a tre spicchi, e parlavano sonoro, agitando maestosamente le braccia, appuntando l'indice e rivolgendosi a Dio come a un essere terribile e familiare, mi incantavano. Volevo diventare predicatore anch'io, e tutto il giorno, con un asciugamani sulle spalle, da sopra il pianerottolo della mia scala, arringavo le galline che razzolavano nella strada, battendo grandi colpi con le mie manine sulla rampa di legno ed appuntando il dito verso il cielo inondato di sole. Mia madre mi guardava sorridendo e sognava chissà quali grandi trionfi oratori per il mio avvenire. Un pomeriggio, mentre io predicavo a distesa, non so più se per Santa Filomena o per la Madonna del Rosario, la cui festa era imminente, e mia madre tagliava certi pomodori per fare la conserva, vidi salire per la scala una donna giovane ma molto sciupata e vestita in una foggia alquanto bizzarra. Ricordo come se fosse ora il suo corpetto rosso con lacci azzurri, una grossa collana di piccoli coralli a molti fili che le pendeva sul petto e soprattutto i suoi occhi. Due poveri occhi, belli e malati, tutti umidi e rossi come quelli che ha la gente che resta lungamente nel fumo. In mano portava alcuni arnesi di ferro, due schiumarole, spiedi e succhielli. «La zingara!» gridai io spaventato e, lasciata in asso la predica di Santa Filomena, buttai via il mio asciugamani e mi rifugiai presso mia madre. «Ecte lunedì sant, ecte martedì sant». Gli zingari venivano sovente al mio paese. Erano carovane di 30 o 40 persone che spesso costituivano una sola famiglia. Il vecchio capostipite e i figli con le spose ed una innumerevole teoria di bambini. L'unica loro ricchezza era una torma di asini spelacchiati che prolificavano e che essi barattavano coi contadini del luogo in cambio di generi alimentari. Non chiedevano quasi mai del danaro, ma fichi, pane, legumi e paglia per le loro bestie. Le donne astute ricercavano coi loro occhi esperti le giovani innamorate, quelle che avevano qualche cruccio o qualche contrasto, e leggevano loro l'avventura. Non facevano male a nessuno, erano miti, affettuose e piagnucolose, ma quell'affare di leggere l'avventura le circondava di un'aureola di mistero. La zingara, dunque, salì lentamente, sorridendo,
e giunta sul pianerottolo dove era seduta mia madre, le rivolse la parola con una cantilena caratteristica e un parlare immaginoso. «Oh signora, che Iddio ti faccia mamma di un vescovo e la tua casa cresca come l'acqua del mare, che più ne beve il sole più ve n'è. Compra qualche arnese, donna felice, un mestolo, un succhiello e dammi qualche cosa da mangiare e un poco di paglia». Io la guardavo come uno spiritato aggrappato alle spalle di mia madre e mi pareva che quella donna venisse chissà da quali fantastiche lontananze, portando con sé i segreti delle nuvole e delle stelle. «E tu, piccirillo», disse rivolgendosi a me, «non avere paura, che tu andrai lontano come il vento e vedrai il mondo e lo conoscerai come io la palma di questa mano». Io rimasi più atterrito che mai di questa profezia e quando mia madre sorridendo si alzò per andare a prenderle qualcosa da mangiare, mi rifiutai energicamente di restare con la zingara, perché temevo mi mettesse nel grembiule come un coniglio e mi portasse via in quei paesi misteriosi donde era venuta. Seguii mia madre nella dispensa. Ella riempì un cestello di fichi, di patate, di pere e in mezzo vi mise anche una magnifica melagranata. Ritornammo sulla scala e mia madre porse il cestello alla zingara che lo versò nel suo grembiule fuligginoso. «Oh signora, che Iddio ti benedica», disse. Poi, presa in mano la melagranata, la rigirò ammirando la bella buccia cuoiosa, lucida, arrubinata sopra un lato, e con la sua voce carezzevole soggiunse: «Signora mia, se tu me ne dai un'altra da portar via, questa me la mangio io, qui, sulla tua scala, perché ho tanta sete. Sarà un refrigerio per i tuoi morti». «Mangiala, mangiala, poveretta», disse mia madre, «te ne darò ancora». La zingara la fissò amorevolmente, coi suoi poveri occhi arrossati e sofferenti, e si mise a sbucciare la melagrana con un coltellino che trasse da una tasca, nascosta tra le pieghe della sottana. L'aprì, staccò uno spicchio, levò delicatamente la pellicola che nascondeva i chicchi, e quando li vide lucidi e trasparenti come rubini, se li portò avidamente alla bocca, succhiando con golosità il succo dolce e leggermente acidulo. «Rinfresco e riposo per l'anima dei tuoi morti», disse a mia madre. «Tu conosci, signora, la storia del melograno?» «No, te la voglio raccontare». Si mise a parlare, seria e ispirata, come se recitasse una canzone. «Tu vedi, signora, com'è fatta la melagranata? Sembra un sacchetto di cuoio legato in cima da un filo invisibile e che dentro contenga dei rubini. Sono gocce del sangue di nostro Signore Gesù. Nell'anno benedetto della Passione, quando Gesù, flagellato e sanguinante, veniva trascinato verso il Monte Calvario, fra la gente che lo seguiva sgomenta e che lo amava, era un giovane signore, uno dei suoi discepoli ignoti, che non aveva mai parlato col Maestro, ma credeva in lui. Gesù procedeva curvo, tra una folla di popolo che gridava «Crucifige!» e i soldati che lo spingevano brutalmente. Poiché aveva la corona di spine sulla testa, ogni volta che la croce picchiava contro le spine, queste si conficcavano sempre più nella testa e dalla fronte benedetta cadevano gocce di sangue e di sudore. Il giovane discepolo ogni tanto si chinava, raccoglieva da terra qualche cosa e la deponeva in un sacchettino di cuoio che teneva in mano. Raccoglieva i grumi di sangue, i sassolini bagnati dal sudore di Gesù e se li stringeva sul petto. Dopo la crocifissione del Signore, egli si accostò agli apostoli, fu battezzato e partì con gli altri per predicare al mondo il Vangelo. Cammina, cammina, si smarrì nel deserto. Errò per 3 giorni senza trovare un sorso d'acqua o un filo d'ombra e non aveva con sé che il sacchetto con le reliquie del sangue del Signore. Alla fine del 3° giorno si sentì morire, gli occhi si annebbiarono, le gambe gli vennero meno e cadde estenuato sotto un filare di alberelli spinosi simili al mirto. Quegli alberelli erano tutti tempestati di fiori rossi, scarlatti come il sangue, ma non avevano alcun frutto.
«Ora muoio», disse il giovane discepolo, «e lascerò in questo deserto le sante reliquie del Maestro Gesù. Esse saranno disperse e dissipate dagli sciacalli e dagli avvoltoi che divoreranno il mio corpo». «Signore», disse rivolgendo gli occhi al cielo, «io appendo questo prezioso sacchetto a questo albero spinoso. E voi, mandate un angelo e preservate le vostre reliquie dalla dispersione». Legò il sacchetto in mezzo ai rami dell'alberello e si sdraiò sotto quello per morire. Immediatamente si addormentò e si mise a sognare. Sognava di essere nel deserto. Il sole terribile folgorava dall'alto ed egli era arso dalla sete. I suoi occhi bruciavano, la bocca anelava, le gambe gli venivano meno. A un tratto cade in ginocchio e chiama: «Gesù, Maestro, perché mi avete abbandonato?» Un gran vento si leva dalla sabbia ed una luce vivissima appare davanti ai suoi occhi trasognati. È Gesù che gli sta davanti, luminoso come il sole. «Signore, aiutatemi», dice il giovane discepolo, «muoio di fame e di sete in questo deserto». «Come?» dice il maestro in tono di dolce rimprovero. «Tu hai con te il mio sangue e non l'hai mangiato. Non ho lasciato il mio corpo e il mio sangue per cibo agli uomini. Levati e mangia e bevi e ristorati». Così dicendo, gli indica il filare di alberelli spinosi da cui pende il sacchetto di cuoio con le reliquie. Il giovane si sveglia spaventato, balza in piedi e si accosta all'alberello dove aveva appeso il sacchetto di cuoio. Esso si è trasformato in un frutto meraviglioso. Il giovane lo apre con le unghie e dentro che cosa vede? I sassolini e i grumi di sangue si sono convertiti in chicchi lucenti come rubini. Se li porta avidamente alla bocca e mangia e beve quel succo e si ristora. Poi riprende la via, supera il deserto e torna tra le genti a predicare la buona novella. Tre sandas fashion, scaccia cussa fashion, canange passa nanza.